Cari amici di GRP, ben ritrovati, benvenuti ad un nuovo appuntamento in nostra compagnia. Quest'oggi vedete al mio fianco Simona Radicci. Buonasera Buonasera, Simona, buonasera grazie a voi. per esserci venuta a trovare. Simona Radicci si occupa del marketing e delle esportazioni per il caseificio pugliese. Rullo di tamburi, vedete che meraviglia ci ha portato Simona oggi qua. Grazie, fantastico. Così vediamo tutte le cose che fate, Trecina. Parliamo di un caseificio. Edificio, no? Quindi di una grande tradizione di produzione di formaggi, di mozzarella, di ricotte, di pizzicotti affumicati. Vedo che quanti prodotti fate? Tantissimi. Ne facciamo tanti, devo dire che negli ultimi anni abbiamo anche consolidato e implementato la gamma dei prodotti. La nostra azienda è un'azienda di famiglia, Eh già. ben radicata sul territorio oramai da quasi 40 anni, che produciamo formaggi freschi, con principalmente tre sono i marchi: Caseificio Pugliese, dove facciamo tutti i prodotti, i formaggi freschi come le mozzarelle, come hai detto bene tu, Caseificio Corrado, dove produciamo formaggi tipici piemontesi, quindi tomini, stracchini e crescenze, e poi il gruppo Spega, la Spega Italia, con il quale Recente recentissima acquisizione. di 2011, esatto. Abbiamo deciso di invitare qui oggi nella nostra trasmissione il caseificio pugliese, proprio perché è un'azienda piemontese di successo e quindi vogliamo in questo modo dare innanzitutto una speranza in questi tempi così bui, così cupi, che ci sono aziende del territorio che vanno avanti, tengono duro e anzi hanno dei progetti per il futuro. Caseificio Pugliese, noi diciamo azienda piemontese, siete piemontesi ormai, originari della Puglia. Pugliesi al 100%, ma la mia famiglia si è trasferita negli anni 50, classica famiglia emigrante dal sud Certo. al nord Italia, e ha deciso di diversificare, di fare qualcosa di Da Gioia diverso. del Colle, Sì, Gioia del eh? Colle, provincia di Bari, che è proprio il paese della mozzarella, quindi ce l'abbiamo nel sangue il Chi è che latte. faceva il formaggio, Simona? Il nonno, il bisnonno? No, hanno Chi iniziato i miei zii è? insieme a mio papà, Ok. quindi praticamente sono già una generazione e noi siamo la seconda. Quindi avete iniziato dove dicevamo Abbiamo prima, eh? iniziato, diciamo, a Feletto Canavese Feletto come proprio Canavese. un piccolissimo laboratorio artigianale, poi ci siamo spostati a Legni, qua nella primissima cintura di Torino, e solo nel 2006, che siamo cresciuti, la famiglia è cresciuta, è implementata, ci siamo spostati a E Lauriano, poi Chivasso. Laureano, io mi perdono, chiedo perdono ai miei telespettatori, io Laureano non so bene dove sia, non lo sapevo, adesso me lo sono fatto spiegare. Laureano sembra proprio un nome del sud, no? Un paese del sud, sembra un nome campano, È Laureano, ma come? bucolico, Invece, bucolico, direi. sì. E invece no, abbiamo detto che qua nella prima cintura di Torino, per darvi un'idea dei numeri, perché diciamoli questi numeri per far capire che c'è un'azienda che dà lavoro a tante persone, lo stabilimento è di 15.000 metri quadri, Simona, è Esatto, bello è grande. abbastanza grande, siamo una grande famiglia, se me lo consenti di Quanti dire. fratelli hai? No, noi No. siamo la seconda generazione, Ok. mio papà è il nono di nove fratelli, Oh, quindi ok, famiglia bene. numerosissima, Quindi e tutti gli poi zii insieme. alcuni zii sì insieme, poi Ok. noi di seconda Ci generazione alcuni siete. nipoti. E quante persone date lavoro, diciamolo, Simona? 200. In totale l'azienda siamo in 200, 200 persone che lavorano per l'azienda e con E l'azienda. quindi gli stabilimenti, abbiamo detto che questo qua Un di unico sito Laureano. produttivo, siamo un'azienda, ci tengo a precisare, ben radicata sul territorio piemontese, che oramai lo reputiamo un po' nostro, Sì, nel senso che oramai è certo. quasi 40 anni che l'azienda, la mia famiglia è in Piemonte, quindi radicata sul territorio. Assolutamente sì, quindi 40 anni abbiamo visto da un piccolo stabilimento a una grande azienda e quindi Simona avete visto che cosa è successo in questi 40 anni, siete passati attraverso il boom degli anni 80, siete passati attraverso la new economy degli anni 90, avete venduto anche voi mozzarella online, no, magari Non così no, ancora, non ci ancora. attrezziamo, però ci E stiamo poi attrezzando. adesso siete davanti a queste difficoltà della Esatto. crisi, come la vivete? Ma il momento di crisi è sotto la luce di ingrandimento di tutti, sotto gli occhi di tutti. L'azienda, dal canto suo, anche e soprattutto in un momento di crisi, non si è fermata, ma continua quotidianamente a lavorare in modo solido, concreto, misurato,
quotidiano, devo dire anche investendo molto, perché è fondamentale in questo momento comunque duro non fermarsi, ma sempre investire e Quindi la tendere. ricetta è quella di rilanciare, no? Come a Sì, poker. Tac, rilancio. È esattamente. così, Simone. E quindi avete rilanciato stabilimento? No, però quando avete fatto lo stabilimento la crisi non c'era. Poi forse un paio d'anni trovarsi La su un crisi non. groppone. Esatto, sì, è stata comunque una scelta, devo dire, complicata, una scelta assolutamente necessaria perché le aziende, come tu ben sai, il tessuto economico italiano è fatto di piccole e medie imprese private a conduzione familiare. Questa è forse anche l'anticrisi, diciamo, Sì, del nostro sì. E sistema. poi bisogna dire che il settore sul quale voi lavorate è l'agroalimentare. Si dice sempre che l'agroalimentare ha conosciuto dei cali minori rispetto ad altri settori. Non lo so se sia proprio così, perché vediamo adesso che le stime dicono di un crollo dei consumi, no? Devo Aumento del dire, low sì, cost. questo. Come la vedete? Qual è il vostro punto di vista? Allora, diciamo solo brevemente ai nostri telespettatori che il comparto, il settore all'industria alimentare italiana è il secondo manifatturiero per importanza, per numeri. Ci sono circa più di 50.000 aziende alimentari nel settore, diamo lavoro in totale a quasi 400.000 addetti, quindi i numeri sono sicuramente dei In tutta macronumeri. Italia. In tutta Italia, a livello il secondo comparto italiano. La crisi, devo dire, si fa sentire, no, e i consumi sono calati, quantomeno il carrello della spesa si è Eh sì, decisamente un po' si è si è ridotto. ridotto, sì. E quindi come si fa a reagire? Io vedo sempre, sento parlare di aziende che aprono la porta del Piemonte, guardano oltre. Voi state pensando anche di prendere questa strada, di esportare? Ma l'azienda, già un po' in tutta Italia, i paesi delle regioni del nord, del centro-nord, abbiamo già cercato negli ultimi, da sempre, diciamo, di espanderci Ecco, un sì, i vostri po'. prodotti dove si trovano? In Piemonte e poi nel resto d'Italia ci Nel sono. resto In d'Italia? In Puglia li Puglia, portate. sì, Ah, che grandi! anche, certo. Fantastici. In Lombardia, in Liguria, in Valle d'Aosta, in Emilia, in Insomma, Veneto, in Toscana, cerchiamo un po'. E ce anche un n'è. pochino all'estero perché è fondamentale oggigiorno. Le aziende devono andare oltre i All'estero confini, dove? beh, Dove andate? principalmente col mercato unico, il mercato europeo, quindi dalla Francia, alla Spagna, alla Svizzera, ai paesi del centro Europa, agli Stati Uniti, Giappone, Stati Uniti, caspita, Asia. anche perché se io penso ai parmigiani che si vendono in Stati Uniti o mozzarella, no? I nomi un po' storpiati, invece almeno voi riuscite a portare il vero made in Italy. Questo problema della contraffazione della pirateria alimentare è È un drammatico. problema che noi tocchiamo tutti i giorni, è un problema comunque legato anche alla competitività delle aziende nostre italiane che fanno molto fatica ad internazionalizzarsi, quindi andare all'estero, cosa fondamentale oggigiorno se uno vuole mantenere non solo la propria quota di mercato ma anche accrescerla. E il Certo. problema della contraffazione è un problema del parmesan o della finta mozzarella cinese Sì. e tutto. Lo riscontriamo tutti i giorni. E poi Simone, appena riusciamo a invece piantare le base, arriva la mozzarella blu. Ma come si fa? Ma è tremendo, proprio da noi la mozzarella blu, non è possibile. Il problema di sicurezza alimentare, hai toccato un tasto fondamentale. La sicurezza alimentare è un Un anello. È cardine, un sì. cardine, direi, un principio saldo al quale mi sento dire che la nostra azienda mai e poi mai andrà in controintendenza o andrà a prescindere sul tema della qualità e della Meno sicurezza male. alimentare perché è Quella è alla la prima base, cosa. E poi assolutamente. caseificio pugliese, ma latte piemontese, Simona. Sono mucche nostre. Sono 100% mucche di razza Frisone piemontese, quindi Ale. DOC mucche. Che danno il latte in esclusiva, abbiamo 30, quasi 40 stalle piemontesi Ah, oh, che danno bene. il latte a noi, quindi E una. viene la mozzarella buona, anche a fare le treccine Ottima! pugliesi, farle con la mozzarella, con latte Il latte piemontese. piemontese devo dire che è uno dei migliori latti che c'è in Italia. Bene, allora possiamo stare tranquilli, dormiamo sonni tranquilli, signori, meno male. Grazie Simona, grazie mille a Grazie a voi. Simona Radici, che abbiamo detto si occupa di marketing e dell'export manager anche del caseificio pugliese.
Gruppo Corrado Spega, le ho dette tutte, troppo lunghe. tutti. Va Grazie. bene, grazie, grazie a tutti voi Arrivederci. per averci Ciao. seguito, arrivederci.